Noi chiediamo per quanto riguarda i posti di sostegno il rifacimento delle operazioni di mobilità provinciale, in quanto riteniamo che è stato viene meno e viene leso il diritto innanzitutto dei ragazzini disabili ad avere assicurata la continuità didattica e anche il diritto dei docenti che vengono utilizzati in questa fase provinciale, che hanno il diritto sacrosanto a seguire i loro alunni e per quanto riguarda anche il discorso della legge 104, del diritti dell'avvicinamento, eccetera, eccetera. Tutta la questione da cosa nasce? Da un problema di carattere burocratico, che è un errore dell'amministrazione che non ha reperito nei tempi giusti i posti di sostegno. E noi da interlocuzioni orarie continui con l'amministrazione, con la dottoressa Vaccara, avevamo subito visto qual era il problema, tant'è che il giorno precedente alla pubblicazione dei movimenti avevamo chiesto alla dottoressa Vaccara di aspettare questi posti, era ricordo il lunedì 19 agosto, di aspettare questi posti che sarebbero arrivati di lì a poco. La dirigente non ha attenzionato le nostre richieste e ha pubblicato il giorno seguente i movimenti. Si è limitata soltanto a convocare un tavolo il giorno della pubblicazione, il 23, il giorno della pubblicazione dei movimenti, di lunedì 26, ha convocato tutti. La Will Scuola chiaramente non ha partecipato, al che abbiamo deciso di intraprendere. Qualora di richiedere alla Vaccara, alla dottoressa Vaccara, di rifare le operazioni, e qualora questo non fosse possibile nel diritto degli alunni, dei soggetti, degli alunni disabili e dei docenti che sono stati appunto penalizzati, andremo anche per le vie legali, perché riteniamo queste operazioni illegittime.